Buongiorno a tutti e tutte. Come va? Allora, anche oggi faremo una meditazione bellissima. L'ho scritta io e da poco, quindi ogni tanto penso che guarderò il mio scritto e ci tengo moltissimo. È molto bella e vibrazionale, è intensa a livello energetico. Questa meditazione è la meditazione dell'arcobaleno, perché voi sapete che i colori comunque hanno delle vibrazioni molto, molto forti, belle. Ecco perché ci alziamo a volte la mattina e scegliamo. Oggi preferisco vestirmi chiara o preferisco vestirmi con qualcosa di più scuro. Dipende molto da... Ciao Eva! Dipende molto dal nostro umore. E quindi il nostro umore che cos'è? Sono vibrazioni. Ciao Maria! Mi fa piacere, almeno le mie followers. Anche a te. Quindi stavamo dicendo appunto i colori hanno queste vibrazioni molto importanti, ma poi lo sentiamo, ma proprio noi come esseri energetici sentiamo qualcosa che risuona con noi, che siano colori, che sia la musica, che sia un suono, proprio perché le nostre vibrazioni si agganciano a quel colore, quel suono, quella parola, quel movimento. A volte anche, per esempio, io sono un'insegnante di yoga, uno yoga molto particolare, però a volte ci sono dei giorni che non riesco a muovermi facilmente come altri giorni un movimento, una posa, riesco a farla in maniera più flessibile. Quindi anche per questo siamo vibrazioni, che cos'è la mente, il pensiero, che magari neanche noi sappiamo, non sappiamo che cos'è che ci sta in quel momento ostruendo dal muoverci come vorremmo, pensare come vorremmo, quello che sia. Comunque oggi per me era bianco, mi andava di dire, mi sono scelta un colore un pochino solare, bello. Aspettiamo un paio di minuti, no, neanche un minuto e poi cominciamo. Quindi stavo dicendo, questa meditazione l'ho scritta io qualche settimana fa, proprio perché ero presa da tutti questi, ogni giorno vestivo un colore diverso o mi capitava spesso di guardare intensamente un colore o soprattutto perché qui cammino moltissimo nel prato, vivo in una zona che è molto verde, anche se Dubai, insomma, è difficilissimo, ma ringraziando Dio ho trovato questo gioiello piccolissimo di zona e ci sono molte piante che purtroppo con tutto quello che ha piovuto sono state anche portate via. Comunque in quel momento ho sentito che le vibrazioni proprio dei colori mi parlavano e ho scritto questa meditazione. Però la meditazione è sull'arcobaleno perché dopo l'intensa pioggia che ha portato via molte piante purtroppo e fiori è uscito un arcobaleno bellissimo, intenso, proprio davanti a casa. La porta di casa mia, quindi un segno, come tanti, io ne seguo tantissimi. Ok, possiamo cominciare. Potete chiudere gli occhi o potete lasciarli aperti. Il motivo per cui si chiudono gli occhi, ripeto, è perché con gli occhi chiusi possiamo mantenere di più la concentrazione, il focus, con gli occhi aperti ci distraiamo un pochino di più. Quindi, se chiudete gli occhi, buongiorno, stiamo iniziando, Mara. Poi ti vedrai un pochino l'inizio di questa diretta perché ho spiegato
un pochino perché faccio questa meditazione, è la meditazione dell'arcobaleno, l'ho scritta io. Allora, siamo pronti e possiamo chiudere gli occhi, potete chiudere gli occhi, che siate sedute o sdraiate non fa la differenza, dovete solamente essere rilassate, soprattutto a sentire la mia voce. E lasciarvi guidare in questa bellissima meditazione. Le spalle ammorbidite, lontane dalle orecchie, quindi fatele scendere un pochino giù e non tirate su, scendere giù, lontane dalle orecchie, il dietro della testa rilassato, le anche ammorbiditele. E sentite dove vi poggiate, quindi abbandonate proprio il corpo in questo rilassamento così voluto e cercato. Le ginocchia, le caviglie, i piedi, le braccia e le mani. Le mani potete metterle rivolte verso il cielo se volete, come accogliendo le informazioni, ma dipende come siete più rilassate. Va bene tutto, siamo vibrazione, quindi cominciamoci a vedere proprio come vibrazione, come frequenza, come aria invisibile ma presente. Immaginatevi in una giornata grigia e piovosa. Una pioggia intensa che cade dal cielo scrosciante. Però tu sei al riparo e sei al sicuro, asciutto e protetto. Ed osservi da una grandissima finestra questo stupendo scenario. Ti senti bene? Ti senti come se fossi rinfrescata dalla pioggia e ti senti esattamente nel posto giusto per il tuo corpo e la tua anima. Ti Lentamente la pioggia rallenta fino a diventare pioggerella, molto fina. E senti l'aria impregnata di quell'odore bagnato, umido e fresco. Respira profondamente. Con l'ispirazione senti il cambiamento nell'atmosfera. E quando espiri ti concedi il benessere di immergerti in quella bellissima trasformazione della natura. Con la pioggia tutto risorge, gli odori, i colori, l'atmosfera stessa. Adesso ti senti più a tuo agio, cominci a sentirti molto a tuo agio e osservi il paesaggio di fronte a te che cambia. Cambiano i colori, cambia l'odore, cambia il suono, perché magari gli uccellini cominciano anche a cantare adesso, di nuovo. E ti senti rilassato e sempre più morbido con il tuo corpo. Ed ecco qui che all'improvviso nel cielo appare un arcobaleno. Di solito appare dopo una grande pioggia e questo è veramente forte, vibra di colori bellissimi,
bellissimi, forti, che vogliono raggiungerti. E si annuncia parte della meravigliosa e magica natura, di cui anche tu sei parte con tutta la tua energia. A questo punto ti lasci andare ancora di più. E pensi che desideri di cavalcare quell'arcobaleno. E così sarà. Leggermente e delicatamente atterri sul colore rosso e improvvisamente senti le frequenze vibranti di questo colore potente. Le sue vibrazioni salutari incontrano un po' di rabbia stagnante nel nostro corpo, frustrazioni, sensazioni di fastidio che hai accumulato nel tuo corpo. Ma senza dettagliare, sciogli quei sentimenti così frustranti e invitali a dare al colore rosso. Daglieli senza dettagliare. Allontana quelle sensazioni frustranti di rabbia e lascia che la passione, la forza, la stabilità di questo colore rosso prendano il sopravvento e ridiano un sano equilibrio alla tua energia. Queste vibrazioni di dare e ricevere, sei qui per questo. Questo arcobaleno è qui per questo, per assorbire ciò che non è più adeguato nel tuo corpo e di rilasciare a te queste sensazioni che abbiamo dentro, pulite, riequilibrate attraverso le vibrazioni. Non resistere e non essere timida. Immergiti nelle onde amorose del colore e permetti al cambiamento di dispiegarsi, di assorbire questa forza, questa passione, questa stabilità che il colore rosso ti sta offrendo. Con un salto delicato ci troviamo nel colore arancione. Senti lo spostamento dell'esperienza nelle tue sensazioni e nei luoghi del tuo corpo. All'improvviso queste vibrazioni cambiano dal colore rosso al colore arancione, dove siamo ora. Le frequenze arancioni sono dinamiche poiché è un colore di creatività, permette di esprimere e sfruttare i nostri talenti, il pensiero creativo, la nostra libera espressione. E allora vediti ballare e scivolare sull'arco del lato arancione dell'arcobaleno. Assorbi queste vibrazioni e le puoi assorbire come vuoi. Vediti ballare e scivolare in questo colore. È armonia interiore il colore arancione anche. Il modo in cui vediamo le cose ci incoraggia a comprendere il tumulto interiore attraverso il quale passiamo.
era giusto ovviamente a riacquistare l'equilibrio. Rimani un pochino in questa bellezza del colore arancione, in questa forte, forte dinamicità, creatività, in queste vibrazioni di amore del colore arancione. E lasciamo andare tutto ciò che ci disturba, che ci tumulta nella nostra anima. Offriamolo al colore, è un dare e ricevere. L'arcobaleno è lì per riequilibrare, non essere timido, non pensare. Dai e ricevi. Ora lentamente e molto felicemente passiamo al colore giallo, il colore al quale associamo il colore del sole, immortale. E quando pensiamo al sole, improvvisamente un calore luminoso e caldo ci avvolge. Queste sono le prime vibrazioni del colore giallo. E così la luce sta illuminando le nostre emozioni, le esperienze, magari anche le esperienze più spiacevoli che sono bloccate dentro di noi. E vuole farlo di proposito. Siamo qui per questo motivo, affinché vengano rilasciate queste emozioni o queste esperienze non piacevoli, e quindi vengono illuminate per far sì che possiamo rilasciarle. E con il suo potere nutriente e un caldo abbraccio ci offre il momento giusto per rilasciarle e lasciarle andare. Perché il sole ci nutre, noi stiamo dando via, ci offre la possibilità di dar via tutto ciò che non è piacevole ritenere nel nostro corpo. E questo color giallo ci avvolge, ci nutre, ci incoraggia. Ci fa splendere. E mentre sei in questo incredibile cambiamento, la luce diventa più luminosa e chiara e cominci a vedere la bontà che hai in te, il perdono, e rifletti sulle tue vibrazioni, riequilibrandole in uno stato ideale. Iniziamo a sentirci protetti, nutriti di amore infinito dentro e fuori di noi. Queste vibrazioni sono così potenti da potenziare la nostra intelligenza, il nostro valore, le nostre capacità, il nostro buon ego, l'ego del successo, dell'impegno e la nostra forza. E allora goditi questo bellissimo bacio solare.
Con molta serenità, ora raggiungiamo il colore verde. Metti questo colore nel tuo cuore, in modo che tutte le vibrazioni di questo colore attraversino le vene del tuo corpo, quindi ti inondano completamente tutto il tuo corpo. E lo facciamo in questa maniera con il verde, lo portiamo direttamente al cuore. Sono vibrazioni fondamentali quelle del verde, molto forte anche. Sono vibrazioni di trasformazione, di crescita, amore, amore infinito, incondizionato, vibrazioni di gratitudine, gentilezza da offrire, da ricevere, come vuole la legge dell'equilibrio. Essere in grado di dare a noi stesse anche molto amore, pazienza, perdono, gratitudine, tempo, perché siamo parte del collettivo e facendo del bene a noi stessi lo portiamo nel tutto, nell'universo. Sotto forma di vibrazioni. Quindi questo colore ci invita a rispettarci, ad amarci, a prenderci del tempo per noi stessi, che non è egoismo, altrettanto è un dare. Anche quello, amando noi stessi, noi diamo. Il verde è il colore della trasformazione e della crescita, come le piante. Cambiano poco per volta, crescono e anche noi cambiamo con il crescere, per crescere. Viviamo per cambiare, poiché è la più grande legge dell'universo. Essere, diventare, esplorare. Senti la tua trasformazione nelle tue vibrazioni in questo momento. Senti il cambiamento avvenire in questo momento e senti il riallineamento che avviene in questo momento in te stessa. Sentendoci intensamente caricati dal verde, raggiungiamo l'arco blu dell'arcobaleno. Blu è il colore del silenzio, o meglio, di una comunicazione silenziosa dentro di noi e con il nostro io superiore. Ci chiama a pensare prima di parlare. Blu come colore della saggezza. Le parole sono energia e in esse risiede un forte potere vibrazionale. E queste vibrazioni
risuonano su di noi e sulla persona a cui ci stiamo rivolgendo. Il suono è un potere molto forte. Può essere distruttivo e può essere un suono bellissimo di ricarica. Queste vibrazioni del blu sono molto molto forti, calde e buone. Che ci guidano a pensare di rispettare le parole, di essere saggi nell'usarle anche verso noi stessi. Usare parole premurose, rassicuranti e a volte silenziose. Il blu rafforza il coraggio dell'espressione, la libertà che abbiamo di voler esprimerci quando ne abbiamo bisogno, di essere ascoltati e compresi. È un colore di fiducia come l'immensità del cielo, dove tutto all'improvviso diventa calmo e sereno, solo guardando la sua vastità. Abbandonati e assorbi le sue vibrazioni, serene, incondizionate. E poi ci trasferiamo nel colore indico, che è il colore dell'introspezione. Per conoscere meglio chi siamo, per esplorare il nostro io interiore, raggiungendo più in profondità di quanto le nostre sensazioni corporee possano offrire. Qui si vibra ad un livello di devozione e di fiducia. Sono vibrazioni che innalzano l'intuizione, la consapevolezza di se stessi, la consapevolezza spirituale, ciò che ci circonda e il modo migliore in cui possiamo inserirci con la nostra intuizione. Sentite che belle queste vibrazioni. Portatele nel terzo occhio. Più facciamo queste meditazioni così vibrazionali e più riusciamo ad raggiungere un livello di equilibrio sano. La compassione è la vibrazione emotiva dell'indico, L'amore di sé, la cura di sé, la consapevolezza di sé e il rispetto per le nostre esigenze. Lo sentiamo. Quando aumentiamo questa intuizione, sentiamo noi stessi. E quindi prenditi del tempo per navigare nel colore indigo e dirigere le sue vibrazioni intuitive nel tuo terzo occhio, che è in mezzo alle sopracciglia, tra le due sopracciglia. Rafforzando il tuo canale intuitivo, ascolti anche le tue necessità,
Perché anche tu hai bisogno di amarti incondizionalmente. L'intuizione, le vibrazioni di questo magnifico colore, che esalta molto l'intuizione, le vogliamo sentire chiare, limpide e forti, perché ci aiutano a sentire meglio noi stesse e come proporci nel nostro mondo, nel mondo che creiamo. Quando le vibrazioni del nostro terzo occhio sono allineate, ci sentiamo più sicure, meno incerte, meno dubbi, meno preoccupazioni, siamo più forti, siamo più sicure di noi stessi. Vediamo di più, sentiamo di più, percepiamo molto di più. Ed ora facciamo la transizione all'ultimo colore visibile dell'arcobaleno, viola. Il viola contiene la vibrazione più elevata, come essere spirituale. Se vuoi, puoi dirigere tutte le tue vibrazioni sul chakra della corona, sopra la testa, che è chiamato il colore dei mille petali, o meglio, l'infinito. Immaginate questi petali sul crown chakra, sul vostro crown chakra che racchiudono tutte le vibrazioni cosmiche, universali, dell'immenso, dell'infinito. Il colore della consapevolezza più elevata. L'illuminazione è il tuo vero e più profondo collegamento con la tua spiritualità insieme all'energia infinita come un tutto. Permetti alle frequenze del colore viola di connettersi al tuo chakra della corona, o meglio, tutti questi petali, il colore dei mille petali. Aiutalo a connettersi al chakra del corona e aiutalo a rafforzare quel canale invisibile ma esistente tra te e la luce del potere degli elevati. Ed ora sentiamo queste vibrazioni nel corpo, queste vibrazioni importantissime dei colori dell'arcobaleno e del colore dei mille petali, avvolgerci
in tutto il corpo. Come una grandissima palla di luce che noi abbiamo accettato oggi di vibrare insieme affinché ci sia un riallineamento delle nostre vibrazioni in tutto il corpo. Abbiamo dato e abbiamo ricevuto. Ma questa funzione continuerà nel giorno, in questo giorno e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. L'energia mai si ferma. L'energia cambia continuamente. E basta poco per avere dei giusti allineamenti. E piano piano tornate sulla vostra sedia, sul vostro divano con la vostra mente. Muovete un pochino le mani, i piedi, non aprite gli occhi, non disperdete questa energia che abbiamo creato in quest'ora, bellissima, forte, intensa, e che vi aiuterà e vi sarà con voi sempre. Basta ricordarlo e onorare questi momenti di meditazione. Potete aprire gli occhi, fare un bel respiro e sono felicissima per chi è potuto intervenire oggi in questa meditazione in diretta, altrimenti sarà in trasferita. Grazie Maria e ci rivediamo lunedì prossimo. Se avete bisogno, contattatemi su Facebook o Instagram e vedremo se posso aiutarvi ulteriormente. Grazie Mara, a lunedì prossimo. E come sempre, se avete dei messaggi o una meditazione in particolare su cui voleste focalizzare, basta che me lo fate sapere, mi mandate un messaggio. Grazie di tutto e buon lunedì. Ciao!